Buon pomeriggio. Oggi costruiremo insieme una mappa che riguarda l'argomento la favola. La favola, come noi ben sappiamo, è un testo narrativo fantastico. Il testo narrativo è un testo che racconta delle storie ed è fantastico perché racconta delle storie inventate. A differenza dei testi, dei miti, delle leggende e anche delle fiabe, la favola è un testo breve che ha un inizio, uno svolgimento e una fine e molto contenuti. Da che cosa deriva la parola favola? La parola favola deriva dal latino fabula, che era un racconto di fatti inventati, e a sua volta la parola fabula deriva dal latino fari, che significa raccontare, esattamente come abbiamo visto la parola fiaba, anch'essa derivante dal verbo latino fari, che significa raccontare. Che tipo di racconto è? È un racconto in terza persona. I personaggi sono raccontati dall'esterno, da un narratore esterno. Qual è il tempo di questa favola? È un tempo indefinito. C'era una volta un tempo, tanto tempo fa. Non è un tempo ben definito, esattamente come il luogo che, benché sia reale, è un luogo imprecisato. In un bosco, in un angolo lontano della foresta, eccetera. Quali sono i personaggi della favola? I personaggi della favola sono degli animali. Sono degli animali o delle cose? Animali e cose che però si comportano come degli uomini, sono umanizzati. Perché sono umanizzati? Perché rappresentano i vizi e le virtù degli uomini. Che sono i vizi e le virtù? Le cose buone e le cose brutte. I vizi sono le cose che gli uomini fanno in maniera cattiva, le cose brutte che compiono. Invece le virtù sono gli atteggiamenti buoni, le azioni buone che compiono. Perché ci sono vizi e virtù nella favola? Perché la favola ha uno scopo. Al termine della favola c'è sempre una morale. Che cos'è la morale? La morale è non che altro che un insegnamento, un consiglio che l'autore dà per comportarsi bene. Chi racconta questa morale? Può essere l'autore stesso a dare la morale alla fine del testo, oppure essere uno dei personaggi che racconta. Che termina il racconto dicendo quello che ha imparato. Dopo che abbiamo completato la nostra mappa, possiamo unirla con i colori, utilizzando un colore per ogni argomento, come sto facendo. Quando avremo terminato di unire con i colori tutte le parti della nostra mappa, essa ci apparirà in questo modo. E ci aiuterà a ricordare tutto ciò che dobbiamo sapere a proposito della favola.